Buonasera telespettatori di User TV. Dopo una settimana di pausa riprende turnover calciomercato dilettantistico. Tante le novità in questa puntata. Iniziamo col presentare l'ospite di questa puntata che è Mister Andrea Ceramella. Con lui Buonasera. parleremo di calcio dilettante ma anche del suo futuro. Però concedetemi l'inizio di questa trasmissione con un grazie a chi purtroppo non c'è più. Mi riferisco al professore Angelo Zeoli, commissario di campo che al di là del fatto di essere un grandissimo commissario di campo, è stata una persona gentilissima, affabile e quindi lascia un segno veramente importante nel mondo del calcio. User TV e io in modo personalmente, anche Mister Ceramella, facciamo le più sentite condoglianze alla famiglia, ma soprattutto al mondo del calcio a cui apparteneva da tanti, tanti anni. Detto ciò, iniziamo a parlare di calcio. Prima notizia importante, notizia battuta qualche secondo fa, abbiamo sentito proprio quasi in diretta da Amalfi, il vicepresidente Reale che ha dato il colpo della squadra dell'Amalfi. L'Amalfi ha tesserato Patrizio Caso, ex giocatore professionista di Tramonti, quindi questo fa capire che il progetto Maiore Tramonti Amalfi sta decollando per una squadra che può essere protagonista come l'è stata negli anni scorsi. Quindi Mister Ferullo perde delle pedine importanti come Vallefuoco che non rinnova, però trova un giocatore che può essere sicuramente importante. Parto subito con Mister Ceramella proprio su questa notizia. Mister, Vallefuoco e Manzi sono andati via, però arriva Terlino come difensore e arriva soprattutto Caso, diciamo che Costa d'Amalfi fa sul serio. Sì, innanzitutto buonasera a tutti, mi associo al tuo pensiero al commissario Angelo Zeoli che è stato veramente per noi del calcio campano un esempio di correttezza, di garbatezza e di grande intelligenza, quindi mi associo alle tue condoglianze alla famiglia. Tornando al discorso, alla domanda che mi hai fatto, sì, il Costa d'Amalfi sta dimostrando da qualche anno che fa le cose per bene. Hanno un allenatore molto bravo, preparato, che conosco bene perché è stato anche un mio collaboratore a Battipaglia, è un ragazzo molto intelligente, serio e che in questi 2 anni ha fatto un ottimo lavoro, vedi la finale contro la Fragolese. Credo che continueranno quella scia là e sarà sicuramente una squadra che reciterà un ruolo da protagonista e quindi complimenti a questa società perché fa le cose con molta serietà e con molta programmazione. Parlando di programmazione, Mister Ceramella l'anno scorso è andato ad allenare a Malta dopo che ha portato la Puteolana ai fasti del campionato di eccellenza. Puteolana quest'anno ha ripescata come seconda d'Italia, quindi farà la Serie D, quindi un successo per Mister Ceramella, però quest'anno Mister Ceramella riprova a ripartire da Malta, ha firmato da poco un contratto. Mister, ci può spiegare in breve i dettagli e soprattutto perché ancora Malta? Malta perché in questi 2 mesi che ci sono stati prima del Covid ho vissuto comunque un'esperienza molto bella, intensa e soprattutto un calcio in grande evoluzione, composto sempre da calciatori importanti, di allenatori importanti. Vedi che gli allenatori che arrivano a Malta sono tutti professionisti o italiani o olandesi o inglesi, quindi voglio dire già il fatto di essere accostato a questo calcio per me, che sono comunque un allenatore che viene dal mondo dilettantistico, è un grande onore. L'idea di ritornarci in un altro club, in un altro campionato, perché sarà la Serie A, di Malta, è perché ho conosciuto la persona che è il presidente, è una persona molto, molto, vuole fare le cose in grande, è una persona molto ambiziosa, che ha preso sia l'Amrun, la squadra dove stavo io, che adesso allenerà l'allenatore che stava al Natur, la squadra che poi sono subentrato io, e si trova sull'isola di Gozo. Mi sono reso conto, andandoci a parlare e vedendo soprattutto una serietà da parte sua, da parte dello staff, mi hanno convinto a firmare e sono molto contento di questo, ma soprattutto contento di poter dimostrare le mie capacità, quelle di un allenatore che ha voglia di fare e ha voglia di crescere. E Malta penso che sia il luogo giusto per poter mettere in pratica queste idee calcistiche e soprattutto la possibilità di fare una carriera da professionista che, visto che non sono più giovanissimo, è forse un treno che non mi sarebbe più arrivato, quindi ho preso al volo questa
questa chance e mi auguro quest'anno di poter far bene e di potermi, insomma, anche in questo calcio maltese, ritagliarmi un ruolo importante. Bene, dopo aver sentito mister Ciaramella sul calcio maltese, parliamo del calcio cervinarese, anche perché prima di venire in trasmissione ci siamo fermati in piazza e mister Ciaramella è osannata come un tecnico di quelli che hanno lasciato un segno che il Cervinara sta portando avanti, perché ricordiamo mister Ciaramella traghettò il Cervinara in eccellenza nella finale di Marcianise, chi può dimenticare quella fatidica finale? Oggi c'è mister Ferrara sulla panchina che sta avendo dal presidente Giordano e dal direttore sportivo di Taglione una squadra attrezzata per essere super protagonista. Mister è arrivato anche Casale, un ritorno in classe 2001, sono arrivati diversi giocatori, Cirelli, gli ultimi, mi riferisco agli ultimi arrivati. È un Cervinara che ancora prenderà diverse pedine. Che squadra le sembra stia costruendo il direttore sportivo di Taglione? Ma io sono rimasto molto molto sorpreso da questa campagna acquisti fatta dal Cervinara, perché stanno venendo tutti giocatori importantissimi che possono anche recitare un ruolo importante nel campionato di Serie D, quindi i Guarro, i Colarusso, i Blasio, i Marco Conte, un giocatore che 2 anni fa ha vinto un campionato a Picerno da protagonista. Fanno capire l'intenzione di una società seria, di una società che sta programmando nei dettagli, insieme al mister Pasquale Ferrara. Sicuramente faranno un ottimo campionato, io gli auguro di vincerlo, perché Cervinara, a parte il grande affetto che ho nei confronti di questa piazza, perché per me è stata una piazza che mi ha rilanciato. Venivo da un'annata un po' difficile, quindi l'opportunità di tornare, di allenare il Cervinara mi ha dato il là per poi ritornare ad essere un allenatore quotato. Quindi io sono molto legato a questa piazza, a questa gente e agli amici come te, perché poi Cervinara, voglio dire, ero un ragazzino che veniva a fare i tornei, quindi voglio dire, veramente la porto nel cuore, fa parte della mia vita calcistica. E io penso che il Cervinara quest'anno sarà protagonista e sarà un campionato molto bello, avvincente. L'unica cosa che non mi piace è questi gironi a tre, che secondo me è stato fatto non una scelta giusta, perché non si può che un campionato, una squadra vince il campionato e rischia di non salire di categoria. Mi sembra un pochettino assurdo come regola. Chi invece a pari del Cervinara sta facendo anch'essa un'ottima squadra è il Grotta. Il Grotta che piazza 3 colpi da 90, Cassaro, ex Gelbison, difensore, Vitale a centrocampo e poi prende Zullo, Gelbison, oltre agli altri che erano già arrivati, giocatori importanti. Quindi diciamo che mister Martino è in vena di riscatto perché ha fatto bene con la Gelbison, però è stato esonerato, quindi si vuole riscattare. E il presidente Piccoli a Grotta sta cercando di fare veramente cose in grande. Sì, hai ragione. Oltre ai nomi che hai citato, ho preso Santiago Sogno, che per me è un calciatore sprecato in eccellenza, per me è un calciatore importante in D. Quindi Ciampi, Ciampi. è Ciampi. Infatti Marco era un ragazzo che volevo portare con me a Malta, poi siccome la mia situazione diciamo, si è un pochettino protratta nel tempo, lui mi ha parlato di questo progetto importante a Grotta, che stava vicino casa. Gli ho detto: Marco, vacci, visto che ci sta comunque un progetto importante, accetta. E infatti ho visto che poi dopo di lui hanno preso tutti questi giocatori che hai citato, più Santiago Sogno. Martino è un allenatore comunque emergente, un giovane che sta facendo bene, si deve consacrare perché ha bisogno di consacrarsi, però è un ragazzo che lavora bene e i risultati gli hanno sempre dato ragione. Bene, andando avanti con le notizie, partendo dalla Serie D, noi diciamo, partiamo dalla D per finire la promozione, quindi sono notizie miste, ma cerchiamo di darvi quante più notizie possibile. Pavarese è il nuovo direttore sportivo del Nola, arriva la punta Cozzolino, ma al di là di tutto ciò l'allenatore è Luigi Pezzella, ex giocatore professionista, quindi il Nola volta pagina dopo Esposito. Arriva un DS navigatissimo, quindi sicuramente anche a Nola le cose si cercheranno di fare con programmazione. Sì, no, faranno una squadra giovane. Ho parlato con l'allenatore Pezzella, che è stato un mio giocatore l'ultimo anno che ha giocato a Frattamaggiore, un ragazzo molto intelligente, ha una carriera calcistica
importantissima, ha vinto 4-5 campionati DC in piazze molto molto importanti, vedi Avellino, Juve Stabia, Sorrento con Mister Cioffi, quindi sarà sicuramente un giovane ma con le idee ben chiare e faranno un campionato sicuramente per divertirsi, perché poi il budget, da quello che so, non è un budget alto e quindi dovranno fare di necessità virtù, ma con l'esperienza di Pavarese e con l'entusiasmo di Pezzella sicuramente faranno bene. Un altro direttore sportivo che sta lavorando alla grande è il direttore sportivo del Sorrento, Amodio, che ha perso veramente dei pezzi importanti per la squadra, ma è lecito sognare in costiera perché sono arrivati Mancino, Marranzino, Liccardi, Cunzi, il portiere Scarano e il giovane Raimondi di ritorno. Quindi, con questi giocatori, è vero che c'è un allenatore giovane per un progetto, anche lì giovane, qual è Luca Fusco, però con questi giocatori, soprattutto con un attacco e un centrocampo del genere. Signori, non è poco. Assolutamente no, continueranno il buon lavoro, l'ottimo lavoro fatto dal mister precedente che ha lasciato un segno profondo. Infatti quest'anno è stata la sorpresa del campionato e quindi il direttore Amodio sta dimostrando di essere molto bravo, capace, e ha fatto delle scelte molto oculate, giocatori importantissimi. E c'è il discorso, come hai detto tu, di un giovane allenatore che è il primo anno che allena, a parte la breve parentesi a Pagani, viene dal settore giovanile della Juve Stabia, dalla primavera della Juve Stabia, però comunque è un passato da calciatore importante e Luca Fusco farà bene anche a Sorrento. Il Savoia riabbraccia l'Angella che dice finalmente sono a casa ed è questo un altro acquisto importante per una squadra quale quella del Savoia. La Puteolana, l'ex squadra di mister Ciaramella, prende sorriso dal Formia e per l'attacco Cappiello. Che giocatori possono essere utili alla causa a mister Pepe? Ma lì da questi acquisti che stanno facendo fa capire che è un progetto molto giovane, è un progetto dove devono cercare con questo materiale che è messo a disposizione, ma con l'esperienza comunque di Mister Pepe, che è un allenatore navigato, bravo, riusciranno sicuramente a salvarsi, anche se Pozzuoli merita altro, Pozzuoli merita tanto, io ho vissuto un'esperienza bellissima a Pozzuoli. E la porterò sempre nel cuore, e quella gente veramente ti fa sentire importante. Abbiamo fatto cose straordinarie con una squadra costruita in poco tempo, siamo riusciti a stare in vetta insieme alla Fragolese e portare comunque questa squadra in Serie D, perché poi sono meriti quello che abbiamo fatto, nel senso che siamo stati nella migliore seconda e sono numeri veramente saltanti, 13 vittorie consecutive, quindi auguro veramente alla Puteolana di avere una società forte, stabile, che possa rimanere in D per tanti anni. Il Portici presenta il nuovo allenatore che è Mister Panico, insieme a lui per la difesa c'è Avella, mentre a Taranto arriva dopo il DS Montervino, arriva addirittura Alfa Gemma dell'Avellino, quindi dimostrazione che Taranto non può stare in Serie D, anche se c'è il Foggia che molto probabilmente prenderà Maiuri in panchina, quindi se non viene ripescato in D sarà un ostacolo durissimo da superare. Delle altre squadre che ci interessano, c'è da dire che la Palmese tra i due tecnici, Maschio e l'altro di Nola, c'è l'incognita dell'iscrizione. Non si è ripescato in Serie D, ma molto probabilmente si rinuncerà anche all'eccellenza perché un progetto a medio termine non interessa a nessuno, quindi c'è il rischio che il titolo venga consegnato al comune. Speriamo di no, perché Palma Campania merita veramente dei grandi palcoscenici. A tal proposito, per il ripescaggio in eccellenza sono 9 le squadre che ci credono e che ambiscono al ripescaggio: sono il Sant'Antonio Abate, l'Ottaviano, la Caivanese, l'Eclanese, l'FC Avellino, Montesarchio, Napoli Nord, San Marzano e Baronessi. Però Eclanese ed FC Avellino 90% faranno un'unica squadra, quindi ci sarà un solo posto per essere ripescati. Speriamo che tutto ciò avvenga, anche perché l'Avellino merita un'altra squadra in eccellenza. Chi sta facendo bene, sempre in eccellenza, è il Lioni, che 4-4 sta prendendo dei giocatori importanti. Vedi Ferrara del Castel San Giorgio, è un centrocampista di lusso, quindi dimostrazione che anche le squadre, al di là di quello che diceva mister Ciaramella che non si vince il campionato, però se ricordiamo che le migliori seconde più due terze e la finalista di Coppa Italia, la vincitrice di Coppa Italia, faranno i playoff.
dall'ottava posizione alla dodicesima saranno play-out, quindi le squadre o si fanno per bene o altrimenti si rischia di fare una pessima figura. È vero, no, io questo notavo, dopo il post-Covid pensavo che fosse un po' più traumatico per queste società, che ci fosse stato un contraccolpo, invece vedo che tutte le squadre si stanno organizzando. Ferrara è un centrocampista importantissimo che comunque viene dal Sorrento, me lo ricordo quando stavo lì a Sorrento, che era un giovane promettente, ha fatto una carriera secondo me al di sotto delle sue possibilità, però penso che sia uno dei migliori play di questa categoria. Quindi questo fa capire che tutte le società si stanno organizzando e quindi sarà sicuramente un bellissimo campionato di eccellenza. Chi ha un grosso merito, a cui va un grande augurio, è proprio l'ex preparatore atletico del Nola, vale a dire il professore Lubrano, che è approdato al Real Graversa, quindi dimostrazione che ha fatto bene dove è andato e man mano sta scalando un pochino tutti i gradini. Poi è di Sant'Agata, quindi è di qua vicino, e a noi veramente fa piacere vederlo salire man mano nel calcio che conta. C'è da dire che Davide Vago vuole la Puglia a tutti i costi, che ha quasi rescisso con la Scafatese, cerca di andare a giocare in Puglia, evidentemente ha delle buone chance lì. Al Brindisi è stata rigettata l'iscrizione, quindi crisi per la squadra del DS Dionisio, molto probabilmente è a rischio anche l'iscrizione in eccellenza, speriamo che non sia così. La Torre va al Pomigliano, capitolo Pomigliano con mister Ciaramella, Pomigliano e Frattesi. Della Frattesi abbiamo ben poco da dire, perché con la squadra che ha allestito, a mio parere, sarà veramente un carro armato della categoria, anche se c'è il pianura di mister Marra che fa paura. Pianura, Pomigliano, Frattese, tre squadroni. Poi c'è l'Ischia che ha abbracciato di nuovo Saurino al centro dell'attacco. Diciamo che quest'anno, come dicevamo prima, ci sarà da divertirsi. Tutte squadre fortissime. A Fratta è un progetto importante. Penso la Frattese c'ha qualcosa in più rispetto a tutte le altre. Veramente ha costruito una squadra fortissima, con un direttore che ho avuto il piacere di lavorarci a Pozzuoli, Massimo Cavaliere, che ha dimostrato una grande competenza già a Pozzuoli e lo sta facendo altrettanto lì a Fratta. Hanno costruito una squadra veramente con due attaccanti, Esposito e Palumbo, che secondo me anche in Serie D sarebbero i top perché sono fortissimi. Ho avuto il piacere di allenare Palumbo quest'anno e mi ha sorpreso in positivo per il calciatore, ma che soprattutto l'uomo, il leader che è negli spogliatoi, oltre a tutti gli altri calciatori presi, Celiendo, che ha vinto il campionato in D e che voleva comunque riconfermarlo la società. Quindi per scegliere Fratta significa che c'è un progetto a lungo termine, e ha fatto anche una scelta di cuore, essendo già stato lì in D e facendo dei campionati da protagonista. L'altra squadra è il Pianura, sicuramente, perché Sasà Marra, per accettare un progetto del genere, un allenatore così importante come Sasà, ha avuto garanzie per quanto riguarda anche la costruzione della squadra, e stanno facendo una squadra importante, un gradino però al di sotto della Frattese. Il Pomigliano secondo me è un'incognita. Io ho avuto modo anche di parlare con la società e ho avuto anche una trattativa quasi, diciamo, chiusa. Poi sono subentrati dei problemi di varia natura e non si è conclusa questa trattativa. Però credo che è una buona, un'ottima squadra, ma non sta a livello della Frattese e del Pianura. Una squadra che secondo me farà benissimo e che nessuno cita è l'ex Afro Napoli, perché hanno Pietro Varriale, che è un grandissimo direttore, un ragazzo molto in gamba, e ha preso un giocatore importantissimo, ex Troina, un difensore forte bosniaco. C'hanno Cittadini che è rimasto, Tomasin che è rimasto, cioè voglio dire, hanno anche già una base forte dello scorso anno, e credo che anche loro reciteranno un ruolo importante. Mentre per la Mondragonese l'allenatore è Di Meo, Napoli Nord prende Perzullo come nuovo tecnico, e detto ciò scendiamo in promozione, solo per parlare del Montesarchio, perché il Montesarchio prende un giocatore importantissimo, anche di eccellenza, Giovanni De Rosa, che scende in promozione, non ci riusciamo a spiegare il motivo. Motivo, a mio parere, facilmente spiegabile: il Montesarchio ha delle velleità. Sì, anche perché il Montesarchio per un periodo era uscito anche l'articolo, aveva preso Catinali, quindi Catinali è un giocatore importante in D, sembrava strano, infatti poi mi sembra che è stata smentita questa notizia, però De Rosa
è comunque un giocatore altrettanto importante. Stanno aspettando, secondo me, anche la possibilità di fare l'eccellenza e poi si muoveranno in base anche alle categorie. Ma Montesarchio è anche una società che vuole fare le cose in grandi, poi hanno anche una bellissima struttura che lo permette, quindi noi siamo contenti quando le società vicine a noi, Beneventana, Bellinese, riescono a crescere. È solo un piacere vederli che si organizzano e che possono fare bene. Tornando in eccellenza, diciamo che l'Angri conferma Piero Calabrese, arriva il portiere amabile, il faiano del nuovo tecnico Ceresoli si regala Antonio D'Angelo e Giuseppe Di Donna, un ritorno e conferma Ruggero e Martinangelo, mentre la Battipagliese finalmente riesce a vedere qualche spiraglio di luce, dovrebbe essere no, Angelo Noce a rilevare la società. Speriamo perché il calcio non può finire a Battipaglia. Assolutamente, io sono stato 2 anni a Battipaglia, ho vissuto la prima esperienza molto bella, arrivavamo terzi in D, facemmo i playoff con il Messina, subentrai a Viscido in una situazione un pochettino difficile, però riuscimmo a fare una cavalcata arrivando terzi. È una piazza veramente importante nel calcio campano, non può scomparire, ma dovrebbe rientrare nel calcio che conta perché è una piazza che merita. Colpo per l'Alfa Terna che si aggiudica il difensore Biancardi, il Calpazio invece prende Enzo Predillo a centrocampo, mentre per quanto concerne il Real San Martino si pesca oltreoceano il venezuelano Medina per Mister Parisio, un colpo importante, mentre la forza e coraggio del DS Magliulo prende il portiere Viscusi, Fiorillo e Mattia Castiello dal Lions Mons Militum e soprattutto Antonio Cioffi, ex calciatore del Cervinara. Il Vitulazio si regala De Falco, ex Forza e Coraggio, quindi sicuramente anche qui le cose si stanno facendo in un certo modo. Mentre la Virtus Godi per la Juniores sceglie il Bomber di Meola, una carriera da allenatore per chi è stato un ottimo calciatore, quindi partire dalla Juniors della Virtus Godi è un buon trampolino. Sicuramente è un'opportunità per lui. A Sant'Agata purtroppo c'è stata la scomparsa del presidente che ha un pochettino destabilizzato l'ambiente, una grave perdita perché il presidente aveva fatto delle cose importantissime. Adesso sarà la moglie con i dirigenti che stanno vicino alla moglie di portare avanti questo progetto. È giusto che lo faccia perché il presidente Carfara, ripeto, ha lasciato un segno indelebile nel tessuto sociale di Sant'Agata. Per quanto riguarda Di Meolo, gli auguro di poter iniziare questa carriera, innanzitutto divertendosi e mettendo la sua esperienza da calciatore a disposizione dei propri giovani. Andiamo a chiudere con le tante notizie che abbiamo dato. Il nuovo allenatore del Gesualdo è Mister Nicola Facchino. Quindi Gesualdo è una delle squadre che in promozione al pari del Baiano, del Mugnano, può essere protagonista. E ancor più protagonista ci sembra essere il vitulano del presidente De Maria, che dopo aver preso Mimmo Calabrese prende anche Gennaro Ruggiero. Quindi dimostrazione che le cose si fanno in grande. Vitulano che ha avuto degli ottimi anni a ridosso degli anni 2000, La adesso vuole chiusura. tornare. Una è importante perché è un lustro per le nostre zone, anche se non è servita a nulla, però Meccariello ha siglato il suo primo gol in Serie A con il Lecce. Non è servito a salvare il Lecce dalla retrocessione, però a noi serve per onorare un ragazzo che ha fatto una splendida carriera. Ricordiamo che ha iniziato con la Viribus in Serie D addirittura, è arrivato in Serie A, ha siglato un gol in Serie A, dimostrazione che quando c'è tenacia, voglia e abnegazione si può arrivare dappertutto. Sì, Meccariello è iniziato a Durazzano quando stavo io, era un ragazzo molto giovane e devo dire la verità, mi ha sorpreso perché non pensavo che arrivasse a questi livelli. Però, come hai detto tu, la tenacia, la grande volontà, ma soprattutto un'intelligenza spiccatissima. Era un ragazzo che a scuola prendeva tutti i 10, è un ragazzo serissimo, si allenava a mille. E questo ha fatto sì che semmai avesse qualche piccola, diciamo, non proprio qualità estreme, sotto l'aspetto proprio puramente tecnico-tattico, però era un ragazzo che aveva una grandissima volontà. La dimostrazione che è arrivato in Serie A è che ieri sera ha segnato questo gol, anche se è valso a poco, però questo ha dimostrazione che quando si è seri, quando si fanno le cose per bene, è veramente Biagio merita tutte le gioie del mondo perché è un ragazzo di una serietà e di una compostezza.
e soprattutto di una perseveranza che gli hanno portato poi a raggiungere il massimo livello del calcio nazionale. È merito a lui, è un complimento forte a lui. Bene, andiamo a chiudere con un'anticipazione su ciò che avverrà in settimana. Il 29 agosto è una data importante perché a Cervinara, non, Cervinara come luogo, però la partita si giocherà o a Montesarchio, San Martino, Santa Maria Vigo, dipende dallo stadio che si avrà a disposizione. Il Cervinara di eccellenza affronterà una squadra di pari categoria di eccellenza del Padovano, un paese colpito purtroppo dal Covid in maniera pungente. Lì c'è un cervinarese che è il direttore sportivo trapiantato lì a Padova, quindi si fa questa amichevole, ci sarà una sorta di gemellaggio. Tante piccole anticipazioni, avremo delle interviste con il direttore sportivo del Cervinara che ci darà un pochino tutti i ragguagli precisi. Noi era giusto un lancio della notizia perché dopo quello che è successo in questo inverno primavera, tutti vogliamo respirare, vogliamo abbracciarci e soprattutto essere protagonisti nel calcio. Calcio che purtroppo ancora è fermo al palo, e la notizia che ha dato Sibilia, che non si sa quando si inizia a giocare, un pochino ha frenato gli entusiasmi, però crediamo che il calcio sia un veicolo di gioia e quindi aspettiamo che si giochi. Detto ciò, chiudiamo questa puntata di ritorno di Turnover Calciomercato Dilettante. Auguriamo a mister Ciaramella, non serve augurarglielo perché sa che Aduser TV è di famiglia, quindi a lui un grande, Grazie. grande in bocca al lupo e grazie Viva il lupo, per grazie a la te Franco. partecipazione. Da me l'appuntamento è per metà settimana insieme a Mario Milisi, Gianfranco Marchese, Aduser TV vi saluta e grazie. Buonasera.